Squadra completamente nuova, squadra rinnovata ampiamente per 13-14, il che vuol dire comunque nuova in tutte le sue, componenti. Che dire, sono io il primo che sto cercando di scoprire ancora la squadra e allenamento dopo allenamento conosco sfumature e sfaccettature a me sconosciute. La cosa che più mi dà stimoli positivi è il fatto di constatare di avere a disposizione un gruppo veramente disposto a lavorare seriamente in palestra, e questa è una grande cosa. Allora, rispetto all'anno scorso, diciamo che le prospettive sono un pochino meno segnate dall'inizio, nel senso che è vero che abbiamo una castellanese sicuramente più fisica, più forte, con un giocatore decisamente sopra la media, diciamo sicuramente proiettate a un potenziale posizione playoff Tespiense, Janas e San Giuseppe. Per il resto prevedo tanta bagarre, con molte posizioni che potranno cambiare durante l'arco del campionato. Parliamo del livello generale fino a questo momento, si sono già disputate alcune giornate. La sua considerazione, coach, sul livello generale del campionato di Serie C? Allora, sostanzialmente è vero che si tende a parlare di un abbassamento del livello. Io faccio una mia considerazione rispetto all'anno scorso, definiamola così, la parte medio-bassa della classifica ha più qualità rispetto appunto alla passata edizione. E, onestamente, nella parte alta ancora non si può dire, perché anche le formazioni che si trovano adesso su hanno avuto qualche problemino, quindi ancora non stanno marciando a pieno regime. E quindi, però non vedo un campionato brutto, anzi ripeto, quasi tutte le squadre hanno della qualità, chi in un fondamentale, chi in un altro. Punti di forza del Selargio 85 per il poco che ha potuto lavorarci insieme, quali gli elementi di punta? Allora, dico una cosa che potrebbe essere scontata ma non lo è. Io prima ho parlato di squadra ben disposta al lavoro, e questa è una grossa cosa, però in questo momento la cosa che più sto apprezzando e che penso e spero potrà essere una nostra arma è la voglia di riscatto da parte di alcune ragazze reduci da una stagione non proprio brillante. E questa cosa, unita al fatto che si è creata una chimica di gruppo direi fantastica, magari ci può dare la possibilità di toglierci qualche piccola soddisfazione.